Oggi facciamo insieme le pastarelle della nonna. Sono dei biscotti pugliesi da inzuppo. Ci crederete che ho impastato con un semplice sbattitore elettrico? Guardate la ricetta. In una ciotola ho versato due uova grandi a temperatura ambiente e 180 g di zucchero e ho iniziato a lavorare con lo sbattitore. A questo punto aggiungo 80 ml di olio di oliva, qui la telecamera mi ha tradito, non ha ripreso e lavorate sempre con le fruste. Dopo aver aggiunto l'olio d'oliva ho aggiunto un pizzico di sale e la buccia grattugiata di un limone bio. Infatti, mentre grattugiavo il limone, mi sono accorta che mi sono tagliata. Inizio ad aggiungere a cucchiaiate la farina 00, il totale della farina era 550 grammi. Ora aggiungo l'ammoniaca per dolci sciolta in 60 ml di latte a temperatura ambiente. Verso il latte con l'ammoniaca e continuo a mescolare con lo sbattitore, sempre versando la farina a cucchiaiate. Ora che l'impasto diventa consistente, mi fermo, stacco la frusta a filo e continuo a mescolare a mano, aggiungendo sempre la farina. Quando neanche la frusta ce la fa, impasto con le mani. Qui vedete che mi sono messa i guanti perché mi sono accorta della ferita. Lavorare con i guanti è davvero odioso, ma voi fatelo senza guanto. Ecco la consistenza che deve avere l'impasto. Qui ho messo un cerotto perché era impossibile lavorare con i guanti. Lavoro l'impasto sulla spianatoia, formo dei bastoncini, appiattisco e poi passo nello zucchero semolato e metto i biscotti in una teglia con carta forno. Vado a cuocere i biscotti in forno statico a 180 gradi, in forno già caldo, per 25 minuti fino a doratura. L'odore dell'ammoniaca è normale, poi una volta cotti non si sentirà più. Eccoli sfornati per le mie colazioni, ottimi da tuffare nel latte e caffè. E voi che aspettate a farli? La ricetta è facile e con ingredienti che abbiamo tutti in casa. Se non avete l'ammoniaca potete usare una bustina di lievito per dolci. Ciao!